Allora, voglio commentare un articolo che in realtà è uno speech, un keynote speech, che è stato, diciamo, keynote speech di Luis de Guindos, vicepresidente della Banca Centrale Europea, al CIRS, Research Center on Regulation and Supervision of the Financial Sector of Portugal, in una conferenza online che si è tenuta on major trends in financial regulation il 12 novembre del 2020. L'autore di questo speech sostiene, infatti, un assetto di saluti, diciamo, appartiene ai partecipanti a questa conferenza, e affronta sostanzialmente il tema del Banking Union and Capital Market Union after Covid-19. Come vedremo, entrambe queste riforme sono di cruciale importanza per quanto riguarda lo sviluppo dell'Unione Europea come mercato unitario. Certamente Banking Union è un fenomeno che è andato sicuramente più avanti rispetto a Capital Market Union, per quanto poi effettivamente anche nel caso di Banking Union ci sono stati dei rallentamenti. Però Capital Market Union, lo vedremo successivamente, è veramente un'idea relativamente nuova, che però potrebbe essere veramente una soluzione per moltissime questioni di carattere finanziario e soprattutto per la mobilitazione dei capitali nell'interno dell'Unione Europea. È una reazione in fondo, mentre no, lo vedremo successivamente. L'autore si domanda in un modo retorico: Where would we be today if we had not improved the governance framework and policy toolkit in the aftermath of the 2008 financial crisis? E dove saremmo se non avessimo implementato le strutture politiche e gli strumenti politici che sono stati creati dopo la crisi finanziaria del 2008? E l'autore dice sostanzialmente: intanto l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea, è stata in grado di mettere in atto delle risoluzioni contro il coronavirus, in quanto sono state create precedentemente, in modo particolare per la crisi del 2008, degli strumenti che hanno consentito, che sono quelli della Single Banking Supervision, Common Resolution Arrangements, Higher Capital Requirements for Banks, quindi la supervisione bancaria unica, delle risoluzioni comuni, l'aumento del capitale, dei requisiti di capitale per le banche, and Organizational Framework Enabling SWIFT Decisions and Crucial Policy Matters, e strutture organizzative in grado di diciamo, attivare delle decisioni su questioni politiche rilevanti. Quindi l'autore dice: in fondo, l'armamentario di politica economica e anche la struttura organizzativa che l'Unione Europea attraverso la Banca Centrale mette in campo contro il coronavirus è in realtà stata introdotta precedentemente, ed in modo particolare è stata introdotta attraverso nella crisi del 2008. Chiaramente, diciamo, l'autore dice che questo non è sufficiente, bisogna comunque andare avanti e creare delle nuove regole, delle nuove norme, delle nuove istituzioni. Quindi, come se l'autore facesse riferimento alla necessità di implementare in un modo continuativo quelli che sono, diciamo, gli strumenti della creazione istituzionale. E sostanzialmente, diciamo, gli strumenti nuovi che l'autore dice, lo speech giver sottolinea, sono la Banking Union e il Capital Market Union, che sono due, dice l'autore, two central policy initiatives, quindi due iniziative, diciamo, centrali,
Per che cosa? Per la financial integration in the European Union, quindi per l'integrazione finanziaria dell'Unione Europea. Chiaramente non è facile, diciamo, introdurre queste innovazioni, anzi ci sono state moltissime opposizioni, però dice alla fine questo è l'unico modo per fare in modo, l'unico modo, cioè l'unica possibilità che le imprese hanno, che le istituzioni hanno per raggiungere non soltanto degli obiettivi di carattere strettamente finanziario, però, dice l'autore, anche per applicare i piani del Green New Deal e della digitalizzazione dell'economia. Quindi la Banking Union e il Capital Market Union non sono soltanto relativi, questo si intende, non sono soltanto relativi al mondo bancario e finanziario. Sono degli strumenti che vengono messi in atto anche per sostenere le politiche di medio periodo, di lungo periodo dell'Unione Europea che sono rivolte alla trasformazione green e alla digitalizzazione. Quindi non sono, diciamo, degli strumenti, cioè l'Unione Bancaria e il Capital Market Union non sono degli strumenti, diciamo, autoreferenziali del sistema bancario o del sistema finanziario. Sono degli strumenti che il sistema bancario e il sistema finanziario mettono a disposizione della politica economica affinché la politica economica europea possa attuare i propri piani, che sono quelli appunto della transizione al sistema, diciamo, basso consumo di carbone e alla digitalizzazione dell'economia. L'autore fa un'analisi della situazione nei mercati finanziari, the situation in financial markets. Chiaramente dice che il coronavirus è stato distruttivo, the coronavirus pandemic continues to have a major disruptive impact on the economic and financial environment. Quindi il coronavirus continua a distruggere, significa bruciare miliardi, decine di miliardi, centinaia di miliardi di euro. La perdita a livello europeo sono nell'ordine dei trilioni di euro. E governments are taking new measures to contain the virus and the pandemic. E quindi, diciamo, i governi hanno preso nuove delle misure contro questo virus. Però ci sono delle vulnerabilities. E queste vulnerabilities sono il debito pubblico e il debito privato. Il fatto che c'è una prospettiva di una perdita sui crediti, cioè i crediti che sono in corso potrebbero deteriorarsi, e questo andrebbe sostanzialmente a ridurre quelli che sono gli elementi di profitto presenti nel settore bancario, e anche una crescita della dimensione del rischio nel non-bank financial sector. Quindi che succede? Praticamente debito pubblico e privato sommato a riduzione della profittabilità nel settore bancario per il deterioramento dei crediti, cioè i cosiddetti non performing loans che crescono, in più si aggiunge il risk taking delle istituzioni, delle organizzazioni economiche, finanziarie non bancarie. Tutte queste vulnerability chiaramente insieme sono molto pericolose per il sistema economico. E quindi, diciamo, certamente, diciamo, c'è bisogno di considerare la questione della questione delle politiche economiche. Cioè, l'autore dice sì, in fondo tutti i governi hanno fatto delle politiche fiscali per aiutare l'economia in crisi durante il Covid, però l'autore si domanda, questi tagli, diciamo, questa rinuncia nei confronti dell'austerità, questo andare verso politiche espansive durante la crisi e poi effettivamente sarà sostenibile? Oppure, diciamo, diciamo, continuerà e sostenibile nel medio e lungo periodo, perché l'autore dice che se questo supporto che le politiche economiche hanno dato nei confronti delle imprese end too soon or too abruptly, quindi finisce troppo presto o troppo improvvisamente, ci potrebbe essere uno shock per le imprese e le aziende. Quindi bisogna vedere quanto i governi, gli stati, riusciranno a resistere in questa attività di sostegno finanziario dell'economia. Perché
E questo è molto complesso perché questo significa che diciamo, i governi sono chiamati a fare una scelta. Da un lato devono scegliere quanto durerà questo investimento nei confronti diciamo, del sostegno dell'economia e dall'altro lato invece si devono domandare quanto per questo sostentamento dell'economia è sostenibile per quanto riguarda il debito pubblico. Certamente c'è la questione della profittabilità bancaria, dice l'autore in fondo le banche non avranno più profitto, almeno fino al 2022 il profitto delle banche è stato profondamente compromesso e quindi le banche diciamo, non sono più in grado di produrre quella redditività che producevano precedentemente. E la terza questione che affronta l'autore dice c'è anche la questione degli investment funds. Investment funds che sostanzialmente diciamo, risultano essere particolarmente in crisi perché hanno un eccesso di rischio, cioè hanno diciamo, acquisito una serie diciamo, hanno acquisito una serie diciamo, di titoli che sono eccessivamente rischiosi. Certamente l'autore dice, di fronte a tutti questi problemi, che cosa si può fare? Quali sono le soluzioni che si possono offrire per andare avanti, diciamo, nel processo di costruzione dell'Unione Europea da un lato e nella lotta contro il coronavirus e contro la crisi dall'altro? L'autore dice sostanzialmente due sono le soluzioni. Banking Union da un lato e Capital Market Union dall'altro lato. Allora, Banking Union, dice l'autore, in fondo è stato un errore non andare avanti con il Banking Union, perché diciamo, il Banking Union potrebbe essere molto importante, soprattutto per una particolare tipologia di banche, cioè sono praticamente le piccole e medie banche di carattere commerciale. Queste banche hanno un modello di business che non gli consente di andare ad aumentare eccessivamente delle passività e quindi non possono essere facilmente oggetto di bail-in e quindi questo alla fine comporta per queste banche maggiori rischi. Il problema dell'unione bancaria è stato quello di non riuscire però effettivamente a creare un'assicurazione sui depositi, a Common European Deposit Insurance Scheme, non c'è stato questo terzo pilastro, il cosiddetto terzo pilastro, e in realtà probabilmente non ci sarà neanche nel futuro ed è veramente certamente una crisi molto, cioè un elemento mancante diciamo, nel processo appunto dell'unione bancaria, però molto complesso perché chiaramente riguarda diciamo, un modello di mutua assistenza tra gli stati che, bisogna dirlo, non sono nelle stesse condizioni. Quindi si può comprendere quali sono le motivazioni proprio strettamente economiche che possono comportare una diciamo, ostilità da parte dei governi, degli stati nei confronti dell'assicurazione europea. Però l'autore dice alla fine bisogna farlo, bisogna andare avanti in questo processo di unione bancaria, bisogna fare questa assicurazione sui depositi perché sicuramente non soltanto aumenterebbe l'uniformità della protezione dei depositi nei paesi degli stati membri diciamo, e soprattutto potrebbe evitare che vi siano delle spirali viziose che possono aggravare gli shock negativi in singoli paesi europei. E poi c'è il Capital Market Union. Ecco, l'autore sembra dare molta importanza a questo strumento. Capital Market Union, dice l'autore, non è is no longer something that is nice to have, but that we need to have. Questo è molto, molto, diciamo, questo modo, diciamo, di creare questa proposizione indica come l'autore avverta, diciamo, consideri il Capital Market Union, Markets Union come davvero uno strumento. Non è soltanto uno strumento che sarebbe bello avere, diciamo, ma è uno strumento che è necessario avere.
Allora, chiaramente che cos'è questo Capital Market Union? Capital Market Union non è proprio una cosa bancaria, non è proprio una cosa che riguarda le banche o l'Unione o la Banca Centrale Europea, questo bisogna dirlo. Diciamo, è un po' fuori da quelle che sono le competenze della Banca Centrale Europea perché è un processo politico di regolamentazione che infatti riguarda più la Commissione Europea, il Consiglio Europeo e il Parlamento Europeo che dovrebbero creare appunto questo mercato unico dei capitali. Ora, perché c'è la necessità di questo mercato unico dei capitali? Perché ovviamente da quando si è verificata la Brexit, l'Unione Europea ha perso la piazza finanziaria di Londra, questo lo dice benissimo l'autore, lo scrive proprio in un modo specifico, che non c'è più questo strongly relies con London Financial Center, quindi si è perso questo contatto con la piazza finanziaria di Londra e quindi avendo perso questo contatto con la piazza finanziaria di Londra, l'Unione Europea deve reagire. Come reagisce? Con questo Capital Market Union. Che fa questo Capital Market Union? Gli obiettivi sono diversi, sono sia finanziari che non solo, diciamo, sono anche economici, proprio organizzativi, produttivi. Quindi aumenta le possibilità di finanziamento, crea delle prospettive di lavoro e crescita e consente una maggiore sostenibilità e la digitalizzazione dell'economia. E inoltre può consentire di aumentare anche diciamo, return risk trade-offs, quindi diciamo, i gain che sono connessi ai rischi nei mercati finanziari, sia per il risparmio che per gli investimenti. Chiaramente, dice l'autore, questo Capital Markets Union potrebbe essere anche un'istituzione in grado di dare maggiore ruolo internazionale all'euro, questo è molto importante, e quindi dare più strumenti per aumentare lo status internazionale dell'euro. Chiaramente serve soprattutto al settore finanziario. Enabling, attenzione, qui dice enabling, dice it would also help to build a stronger European financial sector, enabling it to meet the challenges created by Brexit, in particular in areas where the EU now strongly relies on the London Financial Center. Quindi che significa questo? È il punto della questione. Significa che la creazione di questo mercato finanziario unico aiuta a costruire un'Europa, diciamo più nel settore finanziario, per andare ad affrontare quelle questioni che sono lasciate aperte dalla Brexit, soprattutto nei settori dove l'Unione Europea si affidava molto alla piazza finanziaria di Londra. Quindi diciamo che questo significa una soluzione, diciamo davvero una presa di posizione molto importante da parte dell'Unione Europea nei mercati finanziari internazionali, davvero un elemento molto, molto, una politica, veramente una creazione istituzionale molto rilevante. The path to complete CMU still presents several challenges, dice l'autore, chiaramente ci sono tutta una serie di questioni. Una di queste questioni è l'harmonizing taxation, questo è un tema diciamo veramente molto complesso da risolvere, corporate insolvency regimes, moving toward a single capital markets union. Queste sono questioni molto complesse, creare un sistema di tassazione armonizzato, creare dei sistemi di regole fallimentari per le aziende unitarie a livello europeo, creare le condizioni per l'esistenza di un'unica entità che possa supervisionare il mercato di capitali unico. Questo è lo schema dove c'è un mercato finanziario, c'è una entità che si occupa della regolamentazione. E così dovrebbe essere anche per questo mercato finanziario europeo. Certamente, diciamo, ci sono dei vantaggi, dice alla fine l'autore, i vantaggi sarebbero
che ci sarebbero più investimenti nell'area euro, ci sarebbero minori costi per il finanziamento e ci sarebbero anche minori barriere amministrative. Chiaramente, dice l'autore, per avere questo unico mercato di capitali fluttuanti nell'Unione Europea richiede anche diciamo, un orientamento nei confronti della crescita, di quelli che sono diciamo, di quello che è il superamento dei confini dell'interno dell'Unione Europea. Inoltre, l'autore considera anche, diciamo, un altro insieme di elementi in conclusione. Dice, bisogna essere attenti appunto a creare un sistema finanziario più resiliente, e per fare questo bisogna andare avanti, completare l'unione bancaria e creare un mercato di capitali unico. Se questo accadrà e se la politica avrà l'ambizione di creare queste istituzioni, allora diciamo, ci saranno ancora delle possibilità nell'Unione Europea. Però l'autore dice: We need to rise the challenge. The price of inaction is too high. Il prezzo dell'inazione è molto alto. Cosa possiamo dire di questo speech di Luis de Guindos? Beh, certamente Luis de Guindos, da quello che dice, sembra essere, diciamo, un eurocrate, europeista, ottimista, entusiasta, e sicuramente le sue proposizioni sono assolutamente condivisibili. Certamente l'unione bancaria, il completamento dell'unione bancaria è probabilmente molto più complesso della creazione del mercato unico dei capitali. Cioè, è molto più probabile che gli stati accettino la creazione di un mercato unico dei capitali piuttosto che gli stati accettino il deposito bancario. E questo è facile, diciamo, le motivazioni di questa diversa adesione degli stati a queste diverse politiche è molto facile da comprendere. Quando si crea un deposito, se si crea un sistema unico di depositi, significa che gli stati sostanzialmente garantiscono l'uno per l'altro. Però chiaramente la garanzia che uno stato che ha magari pochi risparmi può offrire rispetto ad uno stato che invece ha più risorse finanziarie crea una questione di uguaglianza, che è una questione di disparità. E allora è chiaro che se poi uno Stato deve essere chiamato ad assicurare i depositanti di un sistema bancario che magari può andare in crisi, questo poi alla fine si va a tradurre in un aumento della tassazione. Ecco perché tutte queste politiche rivolte alla creazione di meccanismi unici, di sistemi unitari, di politiche di trasferimento, alla fine richiedono per forza di creare un sistema di tassazione unitario o almeno un bilancio europeo. Con questo non si vuole dire che le tasse in Europa devono essere uguali in tutti i paesi per forza, in modo unitario, perché questo non succederà mai e non succede in nessuno Stato. Non esistono Stati dove su tutto il territorio nazionale ci sono le stesse imposte. Non c'è negli Stati Uniti, non c'è in Inghilterra, non c'è da nessuna parte. Significa però che ci deve essere una uniformità del sistema tributario, cioè che il sistema tributario deve essere unitario. Che significa unitario? Che deve comunque farsi carico delle politiche economiche. E allora, se si creerà questo sistema tributario unitario che si fa carico delle politiche economiche, e allora certamente i depositi bancari potranno essere sicuramente assicurati da questa struttura fiscale. Cioè, non si può chiedere agli stati di assicurare, di fare questo passaggio verso un sistema di depositi, diciamo, se non si crea precedentemente una struttura tributaria, complessiva. Perché quando uno Stato deve assicurare i depositi, in realtà non mette i fondi delle banche, usa fondi di finanza pubblica, che poi magari sono comunque in parte finanziati dallo stesso sistema bancario, però comunque sono fondi di finanza pubblica. Quindi dire agli stati che devono fare l'assicurazione unitaria sui depositi europei senza
che si sia creato un processo, senza che si sia creato un modello, un sistema di finanza pubblica europeo, può essere assolutamente, diciamo, sia sbagliato concettualmente che è proprio difficile da realizzare a livello istituzionale. Soltanto che la domanda è: come si fa a dire agli Stati europei che devono creare un sistema tributario unitario che si fa carico delle politiche economiche europee, sia finanziarie che monetarie che fiscali? Questa è una questione che è sempre rimasta aperta, che è molto difficile da risolvere. Probabilmente sarebbe più facile procedere in questo modo, cioè chiedere agli Stati di mettere delle quote per creare un fondo e usare questo fondo depositato magari presso la Banca Centrale Europea per andare a, diciamo, sostenere i depositi bancari. Questa potrebbe essere una soluzione, perché queste risorse devono venire dalla finanza pubblica. E però questo poi richiede meccanismi di regolamentazione, meccanismi di coordinamento tra gli Stati, il Consiglio, la Commissione europea. Ecco, questo si vede la complessità, diciamo, delle istituzioni europee che, diciamo, comunque rendono complesse queste politiche. Però potrebbe essere una soluzione. Cioè, la domanda è: come si va a finanziare il fondo che garantisce l'assicurazione dei depositi europei? Si può fare se questo fondo, diciamo, viene appunto finanziato dagli stati, a prescindere dalla creazione di un sistema tributario unitario che però prima o poi bisognerà creare. Quindi, diciamo, su questo fatto della Banking Union l'autore sicuramente ha ragione, ecco, però non offre veramente una soluzione, perché dice che bisogna fare appunto questo deposit European Deposit Insurance Scheme, ma non dice come. La soluzione potrebbe essere appunto quella di fare un fondo partecipato dagli stati e che poi venga allocato presso la Banca Centrale Europea. Quindi, diciamo, quello che si può criticare l'autore è che non ha individuato specificamente le metodologie da utilizzare per andare poi a effettuare questa banking union. Però certamente siamo d'accordo con l'autore quando dice che la banking union, andare avanti la banking union è essenziale. Infatti la nostra proposta è quella di creare un fondo presso la Banca Centrale Europea dove gli stati pongono delle risorse per garantire i depositi europei, come dice appunto l'autore. Capital Market Union è sicuramente l'elemento nuovo di questo, diciamo, sicuramente una cosa molto molto importante che l'autore sottolinea. E andando a vedere poi sul sito dell'Unione Europea, della Commissione Europea, la Capital Market Union avrebbe tutta una serie di finalità. Quali sono queste finalità? Provide businesses with a greater choice of funding at lower cost and provide small enterprises in particular with the finance they need. Quindi il capitale finanziario, darebbero fondi alle imprese, per abbassare i costi del finanziamento per le piccole e medie imprese soprattutto. Poi sarebbe un supporto nei confronti della recovery nel Covid e per creare lavoro, una nuova opportunità per risparmiatori e investitori, una metodologia per creare economia più inclusiva e resiliente, aiutare l'Unione Europea nei suoi piani del New Green Deal e dell'agenda digitale, aumentare la competitività globale dell'Unione Europea e la sua autonomia e soprattutto creare un sistema finanziario europeo più resiliente in modo tale che possa diciamo, sopportare la fuoriuscita della UK dall'Unione Europea. Queste sono le finalità del Capital Market Union. È un progetto molto ambizioso. Se è una soluzione, poi dobbiamo essere proprio d'accordo con l'autore, sì, sicuramente sì. L'autore ha ragione, ecco sì, ci vuole questo Capital Market Union perché potrebbe veramente dare una svolta all'economia europea, perché noi sappiamo bene che se l'Unione Europea non crea queste istituzioni, l'unica piazza finanziaria sarà quella di Londra, poi ci sarà New York, poi le altre piazze finanziarie saranno tutte asiatiche, Hong Kong, Singapore e così via. Quindi
Quindi diciamo, l'Unione Europea ha bisogno di una sua piazza finanziaria, di un suo proprio mercato finanziario, sicuramente sì, questo è vero. Però lui dice sì, ci vogliono tutta una serie di istituzioni come la tassazione armonizzata, sì è vero, però questi, ecco, forse certe volte si esagera su questa questione dell'armonizzazione della tassazione, ripetiamo. Perché l'armonizzazione della tassazione, se noi andiamo a vedere i vari stati, l'armonizzazione della tassazione non esiste praticamente in nessuno stato, non ci sono stati dove la tassazione è armonizzata al 100%, quindi bisogna accettare che vi siano delle diversità nella tassazione. Questo non deve essere un problema, non deve creare la competizione tra gli stati, è un fatto assolutamente normale che esiste in ogni paese, in ogni stato e che esisterà sempre, semplicemente va a rispecchiare quelle che sono magari delle particolarità, delle specificità di carattere socio-economico che si vengono a determinare in alcune economie piuttosto che in altre. Quindi non c'è dubbio, diciamo, che certamente sarebbe meglio creare un'armonizzazione, ma non bisogna aspettare l'armonizzazione per fare le capital market unions, perché l'armonizzazione non ci sarà mai. Non c'è, non esiste armonizzazione dei sistemi di tassazione, ci può essere una convergenza dei sistemi di tassazione, però è molto difficile che ci sia un'armonizzazione. Però comunque bisogna fare questo Capital Market Union perché appunto la creazione di questi Capital Market Union è assolutamente una soluzione, diciamo, per l'Unione Europea, è un'enorme opportunità. Questa è veramente un'opportunità perché se l'Unione Europea ha perso dei trilioni di euro durante la crisi pandemica, li ha persi. Adesso poi vedremo quali saranno i costi a livello complessivo, però diciamo sicuramente siamo nell'ordine dei trilioni, forse due, forse tre. Se l'Unione Europea ha perso tutti questi soldi, le banche non potranno ristorare cioè, i consumatori, le imprese, le famiglie non potranno farlo, però il mercato finanziario può farlo. Il mercato finanziario unico ha la possibilità di muovere anche più di 2-3 trilioni di euro. Quindi a livello quantitativo è sicuramente una soluzione. A livello qualitativo è anche una soluzione perché l'autore dice in fondo questo mercato unico europeo andrebbe, diciamo, a completare le istituzioni europee con la creazione di un ente di supervisione, e questo è molto importante, e questo si può fare a livello di uniformità, quindi creare un mercato finanziario unico con un ente di supervisione, sarebbe una specie di SEC unica che controlla appunto il mercato finanziario, e questo è un progetto di armonizzazione in fondo, è un progetto che può veramente funzionare, può funzionare quantitativamente in quanto un mercato finanziario può offrire moltissime risorse, anche molte di più di quelle che sono state perse durante la crisi finanziaria, e può essere anche una soluzione qualitativa, se si vengono a creare, diciamo, delle autorità di supervisione, come possono essere appunto quelle mutuate dalla SEC, Security Exchange Commission. Quindi certamente ci sono, questa è una soluzione che l'autore promuove che deve essere presa seriamente in considerazione. Del resto la Commissione europea ha fatto molti passi su questo senso, ecco, sul sito della Commissione europea, poi ci sono tutta una serie di iniziative che sono state prese dalla Commissione per proprio implementare questo piano, perché si è compreso che l'unico modo per fornire risorse all'economia è operare con i mercati finanziari, in quanto le banche, diciamo, possono arrivare fino a un certo punto e sostanzialmente grazie, ecco, a questo mercato finanziario e anche con l'ausilio delle banche sicuramente si potranno dare maggiori risorse al sistema economico. È stato fatto un piano di misure, 16 misure legislative e non legislative che sono appunto rivolte a fare in modo che questo mercato unico dei capitali abbia tre sostanziali obiettivi, ovvero supportare un'economia verde, inclusiva e resiliente,
fare in modo che l'Unione Europea sia un posto dove investire in un modo sicuro a lungo termine e integrare i mercati dei capitali in un unico singolo mercato. Quindi possiamo dire con l'autore veramente ci dà l'idea di questo europeismo che molto spesso viene a mancare. Quante volte diciamo nel dibattito l'europeismo sembra essere veramente svanito e invece ecco questo speech importante del vicepresidente della Banca Centrale Europea lancia delle nuove proiezioni, delle nuove visioni relativamente a quello che può essere l'Unione Europea nel futuro. Un'Unione Europea dove probabilmente ci sarà il completamento della Banking Union e dove assai più probabilmente, anzi quasi possiamo dirlo, quasi sicuramente ci sarà il mercato unico dei capitali. E il mercato unico dei capitali è una vera svolta e probabilmente aiuterà anche a completare il Banking Union perché il mercato unico dei capitali potrà far vedere ai cittadini europei, alle istituzioni europee, ai politici europei che i mercati finanziari, per quanto abbiano bisogno di essere controllati e regolamentati, però sono degli strumenti, delle istituzioni che gli esseri umani hanno creato e sono in grado di generare enormi valori, enormi livelli, enormi gradi di ricchezza e di prosperità. E in un periodo dove l'economia europea perde diversi trilioni di euro e dove le banche, per quanto possano impegnarsi, comunque non riescono a sopperire all'intera perdita, così come anche i governi non riescono a sopperire all'intera perdita, ecco l'introduzione di questo soggetto di mercato potrebbe essere veramente una soluzione. Certo, l'autore ha ragione, ci vuole la supervisione. Il problema dei mercati finanziari, questo lo dicono tutti, il problema non è un mercato finanziario in sé per sé, il problema è la supervisione del mercato finanziario, quindi creare, non so, una commissione europea per il controllo del mercato finanziario unico potrebbe essere davvero una soluzione per fare in modo che diciamo, l'Unione Europea abbia appunto questo nuovo mercato con questa nuova istituzione e magari questo potrebbe aiutare anche a completare la Banking Union. Ecco che la Banca Centrale Europea si fa promotrice non soltanto di riforme di carattere istituzionale nel settore bancario, ma in questo caso la Banca Centrale Europea si fa promotrice di un'istituzione che non è bancaria, che è finanziaria e che ha impatti macroeconomici rilevanti. Questo significa che, contrariamente a quanto viene spesso sostenuto, la Banca Centrale Europea si fa carico del progetto europeo, del progetto di costruzione di un'Europa che possa essere coesa e rivolta al futuro con l'attività di institutional building, con la creazione di istituzioni come appunto quelle relative al completamento dell'unione bancaria e alla creazione del mercato unico dei capitali.